Ciao a tutti! Oggi prepareremo il babà al rum. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, zucchero, uova, burro, lievito di birra fresco e sale. Per lo sciroppo, acqua, rum e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova. Il lievito di birra, lo zucchero, il burro, mi raccomando deve essere morbido, la farina e il pizzico di sale. Ed azioniamo il bimby per 5 minuti in modalità spiga. Lasciamo lievitare l'impasto all'interno del boccale per 1 ora e 30 minuti circa. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato. Adesso azioniamo il bimby per un minuto in modalità spiga. Trasferiamo adesso l'impasto in uno stampo per babà. Adesso lo lasceremo lievitare in forno spento per almeno un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il nostro babà dal forno. Adesso lo andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. Nel frattempo prepariamo lo sciroppo. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, l'acqua, ed azioniamo il bimby per 8 minuti, 60 gradi, velocità 2. Mentre stiamo preparando lo sciroppo, si è cotto il babà, adesso lo lasceremo intiepidire prima di rimuoverlo dallo stampo. Aggiungiamo adesso il rum ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 3. Trasferiamo lo sciroppo in una caraffa. Abbiamo ripreso il babà. Adesso lentamente irroriamolo con lo sciroppo. Adesso lasciamola raffreddare del tutto prima di servire o di decorare con panna montata e frutta. Babà al rum. Grazie e alla prossima ricetta.